prepararsi per andare a scuola la mattina è così noioso, ma sappiamo come trasformare la routine mattutina in una battaglia divertente. Organizza una guerra di scherzi divertenti con le tue amiche. È un ottimo inizio di giornata. Siamo proprio nel bel mezzo delle nostre lotte mattutine. Il combattimento in pigiama non è per la vita, ma per il bagno. Chi sarà il vincitore in questa guerra di scherzi? Il monaco Shaolin Winken o il drago rosso testa rossa Blinken? Winken scende in battaglia. C'è un intero set di scherzi da camera da letto nel suo arsenale. Per prima cosa, aggiungiamo un po' di morbidezza ai cuscini. Prendi delle fibre riempitive. Apri un cuscino e riempilo con le fibre. Chiudilo in modo che rimanga un buco. Metti il cuscino sul letto della tua amica. Ehi, sta arrivando qualcuno! Winken si mette in una posa ninja che la mimetizza rapidamente nel muro. Blinken entra nella camera e si lascia cadere sul letto. L'unica cosa che desidera è dormire con una comoda coperta. Ma la sua infida amica continua a preparare i suoi scherzi. Perché ha bisogno di una ciocca di capelli? È un rituale di magia nera. Oh, grazie a Dio non è vera. Prendi una ciocca di capelli finti e taglia le punte longitudinalmente in modo che sembrino naturali. Metti la ciocca sul cuscino della tua amica. Si abbina bene alla federa. Ma non è finita. Ora Winken tira fuori un nastro per chissà quale ragione. Vuole tenere in ostaggio Testa Rossa senza lasciarla andare a scuola. Lega con cura le caviglie della tua amica in modo da non svegliarla. Poi avvolgi il nastro intorno al polso e fissa l'altra estremità allo scaffale. Pronti! Ora la tua amica non potrà scappare velocemente dal letto. Ora è il momento per lo scherzo principale. Attiva la sveglia. Imposta alcune sveglie alle 6 e posiziona le sveglie in tutta la camera da letto, sul comodino, sul letto, proprio vicino al suo orecchio. Oh, ora inizia lo spettacolo! Povera testa rossa! Un intero coro di sveglie fastidiose la sveglia! Sobbalza e si trova una ciocca di capelli in mano! Oh cielo, sono diventata pelata durante la notte! Non può muovere la mano, anche le sue gambe sono legate! Blinken, in qualche modo, trova il modo di spegnere tutte le sveglie intorno a sé con una graziosa mossa in stile pesce. Slega la mano e si allunga per prendere la sveglia dallo scaffale più alto. Ti ho presa! Accidenti, è stato un duro risveglio! Ma si scopre che le avventure mattutine di Blinken non sono finite. Fai il letto, prende il cuscino semiaperto e tutto il materiale di riempimento cade. Testa rossa lo riempie furiosamente. Il monaco Shaolin Winken vince un punto in questo round. Ma il drago rosso testa rossa non resta indietro. Si insinua nel bagno per preparare degli scherzi di vendetta. Per cominciare, taglia del nastro biadesivo. Attacca una striscia di nastro al sedile del water. Togli la copertura protettiva e chiudi il coperchio. Premi il sedile verso il basso in modo che si attacchi. Non è necessario andare da nessuna parte per preparare un altro scherzo. Scambia la tua normale carta igienica con la sua copia in miniatura. Taglia una piccola striscia di cartone bianco e fai un piccolo tubo. Disponi la carta igienica in una pila senza strapparla. Misura la larghezza del tubo, taglia la striscia di carta necessaria. Incolla l'inizio del rotolo sul tubo e avvolgi la mini carta attorno al mini tubo. Metto la mia carta in miniatura sul porta carta igienica. È così piccola, è quasi invisibile. Ho preparato uno speciale dentifricio con i glitter per denti luccicanti. Taglia la parte finale di un tubetto di dentifricio. Metti il dentifricio in un altro contenitore. Estrai le rimanenze con un bastoncino di legno. Aggiungi glitter commestibili al dentifricio e mescola accuratamente. Rimetti la pasta scintillante nel tubetto. Pulisci il bordo con un cotton fioc. Avvolgilo con carta pergamena e sigillalo con un ferro da stiro. Metto il tubetto di dentifricio nel bicchiere. Aspetterà il suo turno. E infine posizioniamo una trappola gelatinosa. Aggiungi della gelatina all'acqua e ricopri la maniglia della porta del bagno. Winken entra nel bagno, ma ci sono oggetti stregati ad attenderla. Apriti sesamo! Ma il coperchio del water non reagisce all'incantesimo. Ora è chiaro, qui è stato lanciato un incantesimo biadesivo. Poi prende la carta igienica, ma è diventata miracolosamente 10 volte più piccola. È magica! La mia amica sta per lavarsi i denti.
spreme il dentifricio, ma dopo averlo usato i suoi denti sembrano la mandibola di un unicorno. È rosa e scintillante ovunque. Sembra che il dentifricio provenga da un regno delle favole. E quando decide di lasciare il magico mondo del bagno, afferra la maniglia gelatinosa. Ma questo è un miracolo! Il monaco Shaolin Winken è cascato in tutti gli scherzi. Il punteggio è di 1-1. La colazione è il pasto più importante della giornata. Ecco perché è fondamentale non perdere l'occasione per fare uno scherzo. Porto latte dolce alla mia amica. Versa dello yogurt liquido in un cartone vuoto di latte. Testa Rossa vuole aggiungere il latte del cartone al suo caffè. Ma è yogurt! Caffè e yogurt sono assolutamente incompatibili! Offro il mio muffin speciale alla mia amica per farle mandar via il sapore dello yogurt al caffè. Taglia una testa di broccolo in modo che abbia la forma di un muffin. Aggiungi acqua calda alla gelatina. Mischia. E usala per coprire il broccolo. Coprilo con zuccherini in abbondanza e mettilo in uno stampo di carta per muffin. Testa Rossa morde avidamente un pezzo di muffin, ma all'interno c'è un ripieno di verdure. È al gusto di broccoli e con zero calorie. Il dessert vegano non è quello che si aspettava. Testa Rossa va al frigo, ma c'è di nuovo qualcosa di speciale per lei. Testa Rossa torna con un vasetto di yogurt, apre il coperchio sperando di fare uno spuntino, ma alcuni occhi la guardano dal vasetto. È forse questo l'aspetto del bifidus attivo. Metti lo yogurt in una tazza. Pulisci il vasetto. Grattugia finemente dei gessi di diversi colori. Mescola con un cucchiaio di semolino. Metti tutto nel vasetto di yogurt e decoralo in superficie con degli occhi di plastica giocattolo. Rincolla il coperchio. Questo yogurt non è ovviamente commestibile. Questo ha dato a Blinken una nuova visione della vita. Non puoi prendere la colazione troppo seriamente. Il drago rosso Testa Rossa Blinken perde la battaglia in cucina. Il punteggio è di 2-1. Blinken deve essere alla ricerca di qualcosa di irraggiungibile. Ecco perché ha bisogno di una sedia. Grattugia finemente del polistirolo e mettilo in un sacchetto di carta. Arrotola la parte superiore del sacchetto e attacca strisce di nastro biadesivo su entrambi i lati. Testa Rossa attacca la busta con il polistirolo capovolta all'ingresso della stanza, un lato alla porta e l'altro al telaio della porta. Entro nella stanza e mi ritrovo nella neve di polistirolo. Questa è una sorpresa! Peccato che la neve di plastica non si sciolga. Ho bisogno di rimettermi in sesto. Beh, la trussa è qui. Vado a prendere uno specchio. Testa Rossa è felice che il suo scherzo sia stato un successo e continua a complottare. La sua amica ha lasciato la sua borsa per il trucco? Molto incauta. Ne approfitterà. Prendi un vecchio pennello per il trucco. Taglia una ciocca di capelli finti e attaccala alle setole del pennello. Taglia l'eccesso. Decora il punto di unione con del nastro dorato. Prendo la mia roba dalla borsa per il trucco. Oh mio Dio! Cos'è quello? Un pennello peloso? Oh sì, ho messo gli stessi capelli sul cuscino di Testa Rossa oggi. Ed eccoci, il mio scherzo mi è tornato indietro. Posso fare una frangia o dei baffi con questo pennello. Testa Rossa sostituisce il pettine della sua amica mentre è impegnata con i suoi esperimenti di colorazione. Traccia i denti del pettine su un pezzo di cartone bianco. Misura la loro larghezza e altezza. Disegna una cima ovale. Sarà un dente. Incolla i denti di cartone bianchi sul pettine in modo che ci siano piccoli spazi vuoti tra loro. Prendo il pettine e la mascella superiore di qualcuno appare nello specchio. Ho le allucinazioni! O forse è uno scherzo spaventoso della mia amica. D'altra parte, una mascella finta non fa mai del male. Dov'è il mio rossetto? Oh, eccolo! Sbuccia una carota e tagliala in modo che abbia le stesse dimensioni di un rossetto. Dai alla carota la forma di un rossetto con un pelo a patate. Mettila in un contenitore vuoto di rossetto. Misura l'altezza necessaria.
Taglia la punta per farlo sembrare un rossetto. Questo rossetto color carota non lascia alcun colore, ma tutto ad un tratto la mia amica lo porta via e morde lo stick. Sembra che le piaccia il sapore del rossetto di carota. Ed è croccante come la verdura fresca. Questo è un vero trucco biologico. Chi ha bisogno di una carota quando ci si può concedere del cioccolato? Soprattutto quando questo cioccolato nasconde uno scherzo. Estrai una tavoletta di cioccolato dal pacchetto senza danneggiare la confezione. Pulisci l'involucro in modo che non rimangano tracce di cioccolato. E mettici un telefono. Fissa l'involucro con nastro biadesivo. Testa Rossa nasconde il cellulare della sua amica in un involucro di cioccolato e tutto ad un tratto inizia a suonare. La sua amica cerca il suo telefono ma non riesce a capire da dove viene il suono. È una chiamata dalla fabbrica di cioccolato? Finalmente trova il suo telefono nella confezione di cioccolato, ma Testa Rossa finge di non aver niente a che fare con questo. Il round è finito e il drago rosso vince. La battaglia finisce pari, 2-2. Ti sono piaciuti i nostri scherzi mattutini? Allora scrivi nei commenti come prenderai in giro i tuoi amici al mattino. Cucinerai un muffin ai broccoli per colazione? Rimpicciolerai la carta igienica o farai un pettine con i denti? E non dimenticare di premere il pulsante mi piace, di iscriverti al nostro canale e di cliccare sulla campanella